Oggi ho deciso di iniziare un messaggio facendovi vedere una pianta. È una pianta molto bella, un albero per la precisione. È un albero che può crescere fino a 30 metri di altezza e può raggiungere 10 metri di diametro. È un albero che si dice che è quasi eterno, è plurimillenario. Ci sono alberi di questo genere che sono stati trovati, si pensa abbiano oltre 2000 anni. E voi non ci crederete, io sono riuscito a portarlo con me oggi e metterlo nella mia tasca. Eccolo. Ecco, che è questa? Ma siete autorizzati a chiamare la Croce Verde? È quello per portarmi al centro igienico-mentale, al CIM. Però aspettate un attimo prima di dire, vorrei leggere insieme a voi alcuni versetti e spiegarvi perché ho in tasca un qualche cosa di millenario e così grande. Mi dai il versetto, Angelina? Un versetto pieno di colori. Attenzione ai colori, Efesini 3, da 14 a 19. Paolo dice così: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, al quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le vostre ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate i colmi di tutta la pienezza di Dio. Ma questo normalmente è come studio la Bibbia, io a voi. È una tecnica, e evidenzio alcune parole che sono fondamentali nella ricerca e tramite cui il Signore mi parla. Volevo che guardaste le parole che ho evidenziato in azzurro: potentemente e fortificati. La parola potentemente è una parola che, se ascoltate le mie predicazioni da qualche tempo, dovreste conoscere. Potenza, dunamis, dynamis, dinamite. Dinamite è una parola che esprime in sé potenza, è stata presa proprio dall'inventore Nobel per dare nome alla dinamite, dynamis, potenza, un qualche cosa di esplosivo. La seconda è fortificati, è kratai, vabbè, quella lì è una parola che significa potenza in aumento, potenza in aumento. Krataio significa qualche cosa che va oltre. Krataio, ma vi ricorda qualche cosa? Krataio, cratere. Cratere, ok. L'origine della parola cratere. Sapete che cos'è un cratere, vero? È un buco nel suolo, nella superficie della terra, originato da una potenza, dynamis, sotto, dentro la terra, che aumenta così tanto, Krataio, che spacca la superficie e origina una eruzione e trova sfogo all'esterno e viene vista da lontano. Allora, Paolo, questa è una preghiera che Paolo sta facendo per gli Efesini, ma la sta facendo per tutti quanti noi. Paolo sta pregando esattamente questo per te e per me. E gli sta pregando che noi come credenti possiamo avere una potenza così grande che aumenti costantemente da esplodere al mondo in una eruzione di fede e di segni che sia visibile a tutti. Questo è quello che sta pregando per noi, Paolo. Allora, sarò capace di fare questo da solo? Assolutamente no, assolutamente no. E Dio lo sa bene. E per mezzo, vedete che infatti Paolo dice come saremo potenzialmente fortificati? Mediante, per mezzo, attraverso il quale, grazie al quale, tutto ciò è possibile mediante, attraverso lo Spirito, lo Spirito, Paolo specifica, mica lo Spirito qualsiasi, lo Spirito suo, che si riferisce al Padre, lo Spirito del Padre, e poi alla fine specifica che cos'è lo Spirito del Padre,
lo spirito, siate ricordi dello spirito che è tutta la pienezza di Dio. Lo spirito è avere Dio dentro di te. Quanto? Tutto, tutto, niente escluso. Lo Spirito Santo è potenza che aumenta perché Dio è in te, è dentro di te. Allora, guardate questa castagna. Perché il castagno l'ha prodotta? Il motivo? Per farci mangiare le caldarroste? No. Ecco, c'è. Lo scopo di questa castagna è la riproduzione. Quando questa castagna cade a terra, in questa castagna comincia un procedimento per cui la castagna diventerà un albero in futuro. Allora, la castagna è composta da varie parti. Questo è il seme in generale. Oh, attenzione, il seme in realtà non è dentro, ma è fuori in una castagna. Il seme è la cosa che noi buttiamo, è quello che origina l'albero nuovo. Dentro c'è la polpa, quella buona che mangiamo, e poi c'è un pezzettino verde, vedete quello lassù, che si chiama germe. E sarà quello che darà vita ad un nuovo albero. Quello che farà sì che nasca un nuovo castagno non sarà la polpa, quella buona che mangiamo, ma sarà quella frazione minuscola che quando mangiate la castagna è un pochino più scura e non è nemmeno tanto buona, è più dura. Spesso si butta via. A tu potresti dire, ok, grazie Marco della lezione di botanica, non mi serviva. Mi piacciono soltanto le caldarroste, ok? Perché c'entro, però che c'entro io con la castagna? Tu c'entri e c'entro pure io. C'entri, perché noi siamo esattamente come una castagna sull'albero di Dio. Allora, guardi i prossimi versetti. Giovanni, capitolo 15, il versetto 16, la prima parte, e il versetto 18, la prima parte. Questo è Gesù che parla, eh? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Allora, come possiamo portare allora frutto per Gesù? Come possiamo portare frutto per Dio? Dobbiamo fare esattamente come fa la castagna. Come fa la castagna? Per portare frutto, devo far abitare Cristo nel mio cuore. Nella castagna, la castagna fa abitare in sé un pezzettino, il germe, che provoca la crescita e la nascita di qualche cosa che è un albero di castagne. Allora riprendiamo un attimo il versetto nostro base. Mi dai ecco quello lì, ok? Guardate le parole in verde adesso, ok? Paolo dice, per mezzo della fede, che faccia sì che Cristo abiti, per mezzo della fede, nei vostri cuori. Allora, abitare è katoieko, in greco, che significa non soltanto abitare, ma avere casa assieme a qualcuno. Cioè, avere casa, Paolo sta dicendo, tu devi abitare, non soltanto devi abitare in te, ma tu devi abitare insieme con lui, non deve essere un inquilino che tu gli affitti la casa e te ne vai. Tu devi abitare assieme a Cristo, avere casa assieme. Faccio una domanda, la faccio anche a me. È Cristo la persona con cui abito assieme? È Cristo quello con cui parlo quotidianamente? È Cristo quello a cui dico buongiorno e a cui dico buonanotte? È Cristo? Sapete, Cristo è quel germe che sta qui dentro, che rende possibile avere tutta la potenza che voglio, la dynamis contenuta nella polpa. Qui dentro c'è una polpa, un qualche cosa che poi non è altro che un serbatoio di potenza che servirà alla castagna per avere i primi nutrimenti per far crescere subito il germoglio e ci rende fortificati.
quel germe è quello che dà la potenza Kratayo di un vulcano che erutta e mostra al mondo per attirare le persone a Cristo. È Cristo, è quello il germe. Sapete, molte persone ci sono che fanno del bene, perché non sono tanti cristiani che fanno del bene, ci sono tantissime persone che fanno cose meravigliose, organizzazioni meravigliose, stupende, che fanno delle cose eccezionali, ma non le fanno per Cristo. Aiutano le persone senza quel germe, le aiutano e senza avere una presenza costante di Cristo nelle loro vite. Che cosa diceva Gesù? Io voglio che il vostro frutto rimanga, sopravviva. Quante organizzazioni conosco e conoscete che sono state meravigliose finché c'è stata una persona carismatica che le ha guidate e poi è morta. Perché? Perché stavano facendo quelle cose fuori delle loro forze, e le forze umane non sono sufficienti, perché soltanto Cristo può dare un'energia, una potenza, una dynamis che aumenta, Kratayo, che può essere costantemente rinnovata. Molti fanno buone opere ma faticano, e per Gesù questo non è portare frutto, non è portare frutto, e probabilmente non rimarrà molto. L'altra cosa che fa la castagna essere piantato. La stessa cosa che devo fare la castagna devo fare io. Per portare frutto devo far abitare Cristo dentro di me, il germe, e devo semplicemente essere piantato. La castagna ha dentro di sé, questa castagna che mangerò questa sera, ha in sé la potenzialità di diventare un albero, ma non lo diventerà perché lo mangio. Perché? Perché non l'ho seminato. Se io semino questa castagna, alla fine questa castagna diverrà una pianta. Mi dai di nuovo il versetto di Efesini con questo qua? A questo punto concentratevi sulle parole in giallo. Perché radicati e fondati nell'amore. Paolo usa due parole per scrivere quello che deve fare un credente. Che deve fare il credente. La prima parola è radicati, è rizoma. Chi sa un po' di biologia, rizoma, che è proprio il seme della pianta. E rizoma significa, veniva usato all'epoca proprio per descrivere il piantare una pianta. Proprio rizoma era fare un buco nel terreno e metterlo sotto. Ma rizoma significava anche un'altra cosa, significava piantare qualcosa solidamente nel terreno. Tipo, se io pianto un palo perché resiste, lo sto piantando così che vada giù e stia dritto. Per cui dobbiamo essere piantati, radicati e dritti, come diceva Cin, noi stiamo con dei piedi solidi sulla roccia, e noi siamo piantati in quella roccia. L'altra è fondati, temelio, che significa non solo essere piantati, ma anche spuntare dal terreno. Ok? Piantati e spuntare. Mi ricordo quando mio papà faceva l'orto e seminava delle cose, per ricordarsi del punto dove era stato seminato e non andare in giro calpestando, che cosa faceva? Ci metteva una canna e diceva: lì c'è un seme, e si vedeva. Le persone che entravano dentro dicevano: no, guarda, non camminare lì sopra perché c'è un seme, lo vedi? Sì, lo vedo, perché c'è la canna, è un segnale. Paolo sta dicendo che per portare frutto non soltanto dobbiamo essere seminati di zoo, ma dobbiamo anche, perché nessuno lo vedrebbe che siamo seminati, ma dobbiamo avere anche un segnale, dare dei segnali al mondo che siamo piantati lì, che ci siamo. Le persone devono vedere che noi siamo piantati in Cristo. Non basta che siamo seminati nell'amore, ma l'altri devono vedere che siamo seminati nell'amore. Se io seminato nell'amore produrrò amore, le persone devono vedere l'amore, non devo soltanto essere seminato. L'amore di Cristo per me va bene, ma io devo amare il mondo intorno, i miei prossimi, il mio prossimo. Perché? Perché quello è il segno che sono seminato in Cristo. La prossima. In quale terreno? Perché qual è il terreno in cui devo essere seminato? Qual è il terreno? Come ogni credente è un
potenziale, ma in sé la potenzialità che fa sì che una pianta cresca e si riproduca, che si riproduca. Ma dobbiamo essere seminati in questo tipo di terreno. In quale terreno? Io ti dico che c'è un terreno speciale che contiene tutte le sostanze nutrienti per cui tu puoi crescere e sviluppare e dare frutto. Quel posto si chiama questa chiesa, non questa, ma tutte le chiese. Tutte le chiese locali sono il terreno dove il credente può essere seminato, messo a dimora e dare il segno alle persone dell'amore di Cristo. Si chiama chiesa locale. Perché lo dico questo? Per quello che ha detto Gesù in quel versetto che vedete qua, Giovanni 15:4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tracci. Gesù dice che per dare frutto dobbiamo essere piantati. Piantare è un'altra maniera di dire piantare, è dimorare, mettere a dimora. Se io metto a dimora una pianta, significa che l'ho messa dentro, piantata. Per cui Gesù dice, ci dice, siate piantati in me e io sarò piantato in voi. Ma come faccio fisicamente a piantarmi dentro Gesù? Gesù è spirito, magari lui è Spirito Santo, ma io non posso piantare questa castagna dentro qualche cosa, dentro l'aria. Devo piantarlo dentro un terreno. Come faccio fisicamente? Gesù è spirito e io sono carne. Voglio che ti risponda, non Marco, ma Paolo. Paolo, 1 Corinzi 12, versetto 27. Ora voi siete il corpo di Cristo e membro di esso, ciascuno per parte sua. Eccolo il terreno, eccolo il campo fisico, eccola la terra buona, eccola la zolla feconda in cui essere piantati per portare frutto e trarre nutrimento. Il corpo di Cristo, la chiesa locale, la chiesa che stai frequentando, voi che siete qua, quelli che ci stanno vedendo sui vari sistemi, YouTube, Facebook o quant'altro, che ci stanno ascoltando, tu devi essere piantato in una chiesa. Se stai soltanto ascoltando un video, non va bene. Tu devi avere una tua comunità locale dove essere piantato. Il corpo di Cristo, la chiesa locale. Quel posto dove le persone si riuniscono per adorare Dio, per ascoltare la parola di Dio, per supportarsi, qualche volta supportarsi, e testimoniare l'amore di Cristo attraverso non sentimenti, ma azioni. Perché l'amore non è un sentimento, ma è un'azione. Un seme fuori dal terreno o si muffa o si secca e non è più buono a niente. Un credente fuori da una chiesa o si muffa e diventa acido o si secca e diventa arido. Gesù dirà, facendo un'altra similitudine, voi siete il sale della terra, è Matteo 5:13, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Tu devi avere una comunità locale, altrimenti diventerai o acido o arido. E quello è la cosa peggiore per un credente. Allora, in che modo però posso portare i frutti alla chiesa locale? Perché una cosa in generale dice, vabbè, io qua dentro non è che porto tanto frutto, posso dare la decima, che è anche una cosa buona, posso portare la mia presenza, la mia amicizia. Allora, per cui, per dare frutti posso, basta che rientro nella chiesa locale, che venga la domenica. Ma mi dispiace, no, non basta venire qua soltanto la domenica. Allora, secondo voi che mi ascoltate, perché stiamo facendo una serie sui doni? Perché come chiesa stiamo facendo un investimento. Perché stiamo facendo un investimento. Non ti rispondo io, ti faccio rispondere anche stavolta da uno più grande di me, Pietro. Prima Pietro, versetto 4, capitolo 4, versetto 10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri.
Allora, non è che Paolo dice, che Pietro dice, quello che ha ricevuto un dono lo mette a servizio degli altri, no? Che dice, se potrebbe aver detto, come buon amministratore della sbagliata, grazie a Dio, ciascuno che ha ricevuto un dono, per cui se ce l'hai ricevuto lo metti, se non l'hai ricevuto no. No, no, Pietro dice una cosa completamente differente, lui dice, secondo il dono che hai ricevuto, lo mette a disposizione degli altri. Questo cosa significa? Che tutti abbiamo ricevuto un qualche tipo di dono. Poi Mario c'ha ancora tanto da predicare, che ci dirà tutte le belle cose di come richiedere i doni, già l'ha detto che dobbiamo bramare quei doni, ma il Signore ci dà dei doni. È matematicamente impossibile che un credente non abbia almeno un dono. Normalmente ce ne abbiamo di più, che possono anche cambiare durante la vita. Questi tipi di doni. Il Signore ti dà dei doni, è lì che vuole darteli, poi sta a te vedere se accetti e utilizzi quei doni che ti ha dato. Tu puoi pure ricevere un dono e non aprire mai il pacchetto. Che spreco, che spreco. Il verbo che usa Pietro, tradotto con mettere a disposizione degli altri, è un solo verbo, mettere a disposizione degli altri, è la traduzione di diaconeo. Vi ricordate come furono istituiti i diaconi? Capitolo 6, mi pare? Sì, 6 di Atti. A un certo punto, che cosa c'erano? C'erano gli apostoli, facevano grande beneficenza, per cui offrivano anche da mangiare chi non li aveva, soprattutto alle vedove. E a un certo punto si riunirono dicendo: guardate, se noi qui continuiamo a dare, a insegnare e dover dare da mangiare a tutti quanti questi, finiamo che non facciamo né i servi, né non serviamo a tavola e non riusciamo nemmeno ad insegnare. Per cui scegliamo delle persone, i diaconi, che siano dei servitori. Tu sei chiamato a essere, nella nostra chiesa abbiamo due diaconesse, Janet e Speranza, ma tu non sei esente dall'essere un diacono, un aiutante della tua chiesa. Pietro dice, hai uno o più doni, non sei proprietario tu di quei doni, ma appartengono a Dio, rimboccati le maniche e servi gli altri. Vorrei farvi vedere una tabella. Questa è tabella, è contenuta nel nostro statuto di chiesa. Mario ha già insegnato che ci sono, quanti doni ci sono? 9. Bravi! All'interno di quelli che sono i doni che Dio ha dato, poi ci sono tante sfaccettature, come dire, a me piace sciare, poi c'è a chi piace, chi va meglio nello slalom gigante, chi va meglio nella discesa lì, sempre dentro il discorso sciare. La stessa cosa riguarda quei doni, i doni sono noti, e poi ci sono tante cose che all'interno della parola possiamo vedere, che sono queste 26 caratteristiche dei doni che possono essere messe a disposizione utilizzando quella base dei 9 doni. Non mi dire che non hai l'imbarazzo della scelta. È soltanto che devi bramarli e utilizzarli. In conclusione, 23 minuti è andato bene. Avevo detto che nella mia tasca avevo un albero millenario, alto 30 metri e largo 10 metri. Eccolo, quell'albero è qua dentro. Quell'albero è qua dentro. Dentro qua ci sta la potenzialità di un albero che campi 2000 anni, sia alto 30 metri e largo 10. Tutto quanto qua dentro, in questa cosa che pesa qualche grammo. Allo stesso modo posso farti vedere la chiesa che sarà. Guardate intorno. Guarda il volto, gli occhi della persona che hai a fianco. Quello che a distanza di un metro ti siede a fianco. Se il tuo cuore dimora in Cristo e i doni che ti ha dato tu li metti a disposizione, tu li semini nella chiesa locale mettendoli a disposizione delle altre persone, allora la chiesa locale diventerà
molto di più che un castagno che dura 1000 anni e che è alto 30 metri e largo 10. Diventerà un qualche cosa di inespugnabile. Il Signore l'ha detto, la mia Chiesa non potrà batterla nessuno. È quello che sta cercando di seminare attraverso di te. Nascerà così una foresta di persone che credono in Cristo e dimorano in Lui. C'è un unico se. Se tu sei pronto, se tu sei pronta a scoprire i tuoi doni e ad usarli nella Chiesa locale. Prendiamoci a pregare. Grazie Signore che tu ci dai dei doni. Grazie che tu ci vuoi equipaggiare. Nonostante le nostre debolezze, nonostante la nostra infinita debolezza di uomini e donne, tu ci doni la tua potenza. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose siano a me nel tuo cuore. Signore, io prendo l'impegno oggi di utilizzare i miei doni, di scoprire quali sono i miei doni, di farmi aiutare a scoprire quali sono i miei doni. Durante le predicazioni prossime starò attento, starò attenta a cercare di capire, se ancora non lo conosco, qual è il mio dono, quali sono i miei doni. E quando li ho scoperti, o se li ho già scoperti, li voglio mettere a disposizione della Chiesa locale. Li voglio utilizzare affinché la tua Chiesa sia rigogliosa, nasca e cresca e si riproduca. E diventi grande, ben più di un castagno, così che tutti quanti da lontano possano vedere. Queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Amen.